Bentornati all'appuntamento con Mondo Futsal Fondi, decima puntata. Come al solito faremo il punto su tutte le categorie del calcio a 5, ovviamente con un occhio di riguardo per le squadre del nostro comprensorio. Iniziamo come al solito la nostra rassegna con il campionato nazionale di Serie B, campionato nel quale è impegnata la Virtus Fondi Calcio a 5, che nella trasferta contro il Porto San Giorgio purtroppo ha rimediato una sconfitta con il punteggio di 6-1. Primo tempo abbastanza buono della squadra di Rosigna, che ha chiuso sotto soltanto di una rete. Nella ripresa però i padroni di casa hanno dilagato, allungando fino al 4-0. A nulla è valsa la rete della bandiera di Andrea Di Crescenzo, primo gol in Serie B per lui, per il giocatore ex Old Orange, perché poi i locali nel finale hanno nuovamente allungato con il definitivo 6-1. Con questa sconfitta la Virtus Fondi resta comunque all'ottavo posto della classifica, appaiata al Perugia, e nel prossimo turno affronterà in trasferta proprio gli Umbri, sabato 28 marzo alle ore 15. Passiamo adesso al campionato regionale di Serie C2 Girone D, che vede impegnate altre due squadre fondane, la Gymnastics Studio Fondi e la Vis Fondi. Partiamo con la Gymnastic Studio che anche questa volta ha vinto il proprio match al Palacarucci di Terracina contro i Tigrotti allenati da mister Antonio Cristofaro. Punteggio 2-5 per la squadra di mister Treia che, nonostante un match molto caldo come ambiente e molto equilibrato, alla fine ha avuto la meglio sui padroni di casa, ottenendo un'altra vittoria importante che mantiene i gialloblu al primo posto. Nel prossimo turno il team del presidente Biasillo affronterà il Real Podgora sabato 21 marzo alle ore 15. Passiamo adesso all'altra squadra di fondi impegnata in questo campionato, ovvero la Vis Fondi, che ha ottenuto un'ottima vittoria, importante anche in chiave salvezza, contro la Vigor Cisterna, punteggio di 3-0. Gli uomini di Collo hanno concluso il primo tempo in vantaggio di una rete grazie al gol di Passannante, nella ripresa raddoppio dello stesso Passannante e nel finale la rete di Cataldi. Con questo successo i rossoblu si portano a 25 punti e nel prossimo turno avranno l'opportunità di fare un ulteriore passo verso la salvezza, perché impegnati contro il fanalino di coda Città di Minturno Marina sabato 21 marzo al Palaborelli di Minturno alle ore 17:30. Restiamo in ambito di Serie C, ma questa volta a livello femminile, sempre con la Vis Fondi impegnata in questo campionato. La squadra di Iorio Cibelli ha rimediato una sconfitta con il punteggio di 3-0 sul campo del Borussia, ma bisogna dire che le fondane si sono presentate a questo importante appuntamento contro la squadra romana, ricordiamolo, imbattuta nel girone di ritorno, con sole 5 unità. Diverse infatti le assenze per la squadra rossoblu su tutte quelle di Colantuono e Natascia Di Mascolo, due delle giocatrici più in forma. Oltretutto il capitano Ilaria Centola non in perfette condizioni fisiche, quindi la squadra fondana si è comunque battuta, reggendo soprattutto nel primo tempo, concluso sotto soltanto di una rete. Poi nel secondo tempo la stanchezza ha fatto il resto e anche l'esperienza delle padrone di casa che si sono imposte con il punteggio di 3-0. Nel prossimo turno, in ogni caso, la squadra fondana avrà l'opportunità di rifarsi, perché ci sarà avversario di turno il Liri 2013, che è fanalino di coda del girone unico di Serie C femminile Regione Lazio, quindi l'opportunità di salire a quota 38 punti ed avvicinarsi in modo molto importante verso la salvezza. Concludiamo come al solito la nostra rassegna con il Real Fondi impegnato nel campionato provinciale di Serie D Girone B. È arrivata la seconda sconfitta consecutiva per la squadra del player manager Anton Giovanni, che sul campo del Città di Pontinia ha perso 5-4, una gara combattuta che però non ha visto purtroppo prevalere la squadra della presidentessa Daniela Orticelli, che nel prossimo turno, sabato 21 marzo alle 20:30, contro il Formia 1905, punta a recuperare quel quarto posto che per tante settimane è stato appannaggio della squadra di Claudio Antongiovanni. Si conclude anche questa decima puntata di Mondo Futsal Fondi, ma vi rimandiamo all'appendice con due ospiti d'eccezione: Oscar Macaro, allenatore della categoria allievi Old Orange 97, e Maurizio Bianchi, allenatore della categoria giovanissimi della Gymnastic Studio Fondi. Appendice speciale quest'oggi di Mondo Futsal Fondi, dedicata alle squadre impegnate nei vari campionati regionali a livello giovanile. Siamo con Oscar Macaro, allenatore dell'Old Orange 97. Ciao Oscar. Buongiorno a tutti. E Maurizio Bianchi, allenatore della Gymnastic Studio, categoria giovanissimi. Benvenuto anche a te, Maurizio. Buongiorno Carmine, buongiorno ai telespettatori.
Partiamo proprio con te, Maurizio, poi ci farai naturalmente più tardi una panoramica generale sul vostro progetto, su quello che è il vostro campionato, ma iniziamo col parlare dell'ultimo match giocato in casa dell'Eagles Aprilia. Com'è andata questa partita? Beh, è stata una partita difficile e dove incontravamo anche la terza in classifica, quindi una squadra di tutto rispetto. Abbiamo subito questa sconfitta anche in considerazione del fatto che la mia squadra pecca un po' di inesperienza. Quindi questo ha un po' falsato un po' la partita e anche l'assenza del primo portiere, che purtroppo è importante per questo tipo di gioco. È stata sì, una partita dove nel primo tempo abbiamo subito, diciamo, dei gol su calcio da fermo, e questo è tutto a che dire, nel senso che dove io gli avevo anche avvisato ai miei ragazzi che di stare attenti a questo tipo di gioco, ma purtroppo, ripeto, l'inesperienza e un po' anche il fatto che molti di loro si sono avvicinati al calcio a 5 da quest'anno, anche questo, diciamo, ha comportato, diciamo, questa sconfitta. Però, diciamo, andiamo avanti e guardiamo alla prossima. Senz'altro. Oscar, invece, com'è andata per l'Olderen 97? Leggiamo di una vittoria 5-2 contro il Latina Scalo. Ecco, anche tu raccontaci com'è andato questo incontro. Beh, un incontro sulla carta apparentemente difficile, dato che la squadra che abbiamo affrontato è, se non sbaglio, quinta in classifica a quota 30 punti, quindi sopra di noi di due posizioni. Un match che sulla carta vedeva favoriti loro, ma sul campo è stato detto il contrario. Primo tempo che si chiude 3-1 a favore nostro. Abbiamo approfittato di qualche discussione proprio all'interno del gruppo del Virtus Latina Scalo e noi non siamo stati attenti anche a questo aspetto e ne abbiamo approfittato. La paura nostra è che tra il primo e il secondo tempo la nostra squadra potesse, diciamo, cullarsi sul risultato, invece i ragazzi sono stati bravissimi a continuare a fare il loro gioco e per poi appunto concludere la partita 5-2. Ovviamente non sono mancate per loro molte occasioni, ma il nostro portiere si è fatto trovare sempre pronto. Difesa attenta, sono stati bravi tutti i ragazzi, anche chi era seduto in panchina ed è entrato. Diciamo, nulla da dire, una delle partite più belle che ultimamente, diciamo, i nostri ragazzi ci stanno facendo vedere, appunto. Benissimo, torniamo da te Maurizio per parlare così un po' in generale di questo campionato giovanissimi, il secondo per voi, è un progetto iniziato l'anno scorso, quali sono magari le differenze dallo scorso anno e anche le problematiche di un settore giovanile che comunque sappiamo bene non è facile da, come si usuol dire, mandare avanti. Allora, come hai detto bene tu, per noi è il secondo anno. È iniziato lo scorso anno così, giusto per Divertimento. divertimento. E devo essere sincero, lo scorso anno abbiamo iniziato con 5 unità. Cioè, abbiamo iniziato il campionato con 5 ragazzi e le prime, se non ricordo male, 5-6 partite che abbiamo fatto, giocare con 5 ragazzi di numero e Contati. contati, e andare su campi dove, diciamo, hanno già una certa esperienza e quindi sono già anni che fanno il campionato dei giovanissimi e hanno già un settore giovanile già ben avviato. Diciamo, ho avuto un po' di difficoltà insieme agli altri dirigenti che mi accompagnano. Poi, man mano, questo gruppo è cresciuto. E lo scorso anno devo dire che poi alla fine, diciamo, ci siamo tolti qualche bella soddisfazione grazie all'innesto di nuovi ragazzi che sono venuti successivamente. Questo anno invece devo dire che ho un bel gruppo di ragazzi. Abbiamo circa 22 ragazzi che non tutti vengono dal mondo del calcio o del futsal, quindi calcio a 5,
devo essere, cioè, siamo contenti, io e la società, in primis anche il presidente Emiliano Biasillo, veramente una squadra e dei ragazzi che sono attaccati a questa società, a questa squadra, tant'è che seguono anche la prima squadra. Quindi quando Questo è c'è importante. la partita della prima squadra, tutti vengono al palazzetto per seguire, insomma, i loro idoli, perché chiaramente li vedono lì ed è bellissimo. Il nostro campionato poteva essere, dal mio punto di vista, sicuramente migliore, perché per Alla le luce persone, dell'esperienza alla dello luce scorso delle, anno. sicuramente anche vedendo le individualità dei ragazzi che ho, sicuramente potevamo avere una posizione migliore, però nulla toglie che siamo ad un punto dalla sesta ed il nostro obiettivo rimane quello di Rimane quello. metà classifica, quindi arrivare al sesto posto. Difficile, difficile da raggiungere, però nel calcio non si può mai Certo, dare nulla per fino alla scontato, fine fino alla bisogna fine, crederci. fino alla fine. E adesso invece Oscar, chiedo a te le differenze magari rispetto alla Gymnastic che ha già un cambiato alle spalle, come ci diceva Maurizio. Per l'Old Orange invece è il primo anno, dopo 11 anni, 11 stagioni di prima squadra. Quest'anno l'avventura del settore giovanile. Ecco, come sta andando? Quali sono state le problematiche? Come la stai vedendo? Beh, come hai detto tu, è proprio una vera e propria avventura. Ci siamo buttati tre ragazzi giovani in questa esperienza. Abbiamo contato su questi ragazzi che inizialmente anche per noi erano pochi. Erano, diciamo, 7-8 se non Sì. sbaglio. Adesso raggiungiamo 11 unità, però calcolando che solo tre sono portieri, quindi diciamo che come numero siamo ancora sotto le aspettative di una vera squadra da calcio a 5, però come dici tu, all'inizio siamo partiti con tantissima voglia che ancora abbiamo, non ci aspettavamo di fare questo bellissimo campionato che comunque stiamo facendo. Ecco, anche noi, come diceva il mister della Gymnastic, pecchiamo un po' di inesperienza. È il loro primo campionato di federazione e diciamo che, come si vede anche dalle partite, in casa abbiamo 11 leoni, quando diciamo, usciamo fuori dalle mura amiche è tutta un'altra squadra, timore, paura di sbagliare. Però dobbiamo dire che ultimamente, soprattutto al girone di ritorno, questi ragazzi ci stanno dando una bella dimostrazione di carattere, di grinta e di voglia di fare. Questo per noi mister è una cosa che più ci premia, vedere loro che combattono su ogni pallone e stanno dando ottimi frutti. Quindi che dire, siamo completamente soddisfatti e sappiamo in previsione futura, sono convinto che riusciremo a fare molto di più. Perché come dico sempre alla squadra, noi appunto, se ci trovavamo qualche posizione più lì in alto, magari anche tra le prime quattro, non avremmo rubato niente a nessuno. Benissimo, e passo di nuovo a Maurizio per parlare del prossimo turno, anche questa volta durissimo, come mi dicevi prima a telecamere spente contro la prima in classifica, sarà difficile. Sì, sarà sicuramente una Nuova partita Florida, no? Nuova Florida, che è prima in classifica, che gioca bene e ha già molta esperienza a livello giovanile, quindi sono già vari. È una nuova società, però diciamo, la squadra è una squadra che già esisteva e anche il mister, diciamo, ha un'esperienza, abbastanza esperienza. Ma noi generalmente quando giochiamo in casa, come diceva il mister dell'Old Range, diamo il 110%. Quindi tutte le squadre che sono venute a giocare da noi hanno trovato sempre molta difficoltà e riusciamo sempre ad imporre il nostro gioco. Ci impegneremo, penso che tutti i ragazzi daranno il massimo per far sì di riuscire a battere la prima in classifica, visto che è a punteggio pieno e non ha mai perso una partita, noi possiamo toglierci questa soddisfazione e ci proveremo anche perché è importante riuscire a fare il risultato che ci permette di raggiungere quell'obiettivo che è il sesto posto.
Benissimo, Oscar, anche l'Old Ranch nel prossimo turno avrà una gara molto dura contro la Carli Sport Coggianco e ricordiamo che Sì, all'andata ci l'Old siamo Ranch tolti si è una bella tolto la soddisfazione soddisfazione. di batterla in casa e di fatto almeno per ora di, tra virgolette, farle perdere il campionato. Ecco, per questa gara di ritorno quali sono le aspettative? Sì, una gara di ritorno che, diciamo, come all'andata ci vede sfavoriti, soprattutto calcolando che andiamo in casa loro e non come all'andata in casa nostra, dove, se non sbaglio, siamo stati la prima squadra a riuscire a battere la capolista a punteggio pieno. Quindi hanno, diciamo, questo dente avvelenato di vendicarsi a tutti i costi al ritorno. Noi andiamo lì però a viso aperto, affrontiamo chiunque e chissà, magari anche al ritorno può uscirci questa bella sorpresa. Come si vedono le ultime partite, contro anche la seconda, la terza e la quarta, non c'è tutta questa differenza di gioco. Anzi, ricordiamo che abbiamo comunque perso sempre di un gol. E purtroppo ci vede, diciamo, svantaggiati anche a volte da un arbitraggio un po' sfavorevole, che gol all'ultimo secondo, quindi diciamo, però questo anche da attribuire un po' ai ragazzi che peccano appunto di quell'inesperienza di non mollare mai fino a quando non c'è appunto il triplice fischio finale, Certo. ma arrendersi, diciamo, qualche minuto prima già con la testa negli spogliatoi. Questo è un dato su cui lavoreremo ancora. Però, che dire, noi andiamo lì, facciamo la nostra partita, senza preoccuparci di niente, alla fine noi non abbiamo niente da perdere, le nostre qualità le stiamo dimostrando e penso che possiamo anche lì toglierci una bella soddisfazione, magari. Ecco Maurizio, visto che Oscar ha aperto il discorso arbitrale. Nota dolente. Mi dicevi anche tu prima, ecco, esatto, una nota dolente. Purtroppo sono sembrati in molte occasioni in questi campionati giovanili soprattutto insufficienti, decisamente insufficienti, varie direzioni di gara. Ecco anche un tuo parere su questo. Sì, assolutamente un settore arbitrale veramente mediocre, definirlo mediocre anche dargli un Complimenti. punteggio molto alto. Veramente abbiamo incontrato degli arbitri che non sapevano neanche le regole del calcio a 5. E questo non è positivo. Non è positivo perché noi come mister, come educatori, cerchiamo di imparare delle regole, no? Che sono le fondamenta del calcio a 5 e del futsal. Ma poi andare la domenica o il sabato a giocare, quindi incontrare questi signori che per la prima volta vestono la casacca nera o gialla a seconda del colore o blu che indossano, e poi non sapere le regole, quindi stare lì e non sapere dei 5 metri sul laterale, dei 4 secondi, del rilancio del portiere, che noi nei giovanissimi c'è una regola che il rilancio del portiere non può superare la metà campo, solo nei giovanissimi esiste questa regola ed ognuno di loro ha una regola, cioè chi lo fa fare, chi non lo fa fare, chi lo fa fare con i piedi, chi veramente Non c'è uniformità. Non c'è uniformità ed è un peccato, ed è un peccato perché come noi cerchiamo come mister, come educatori di imparare i nostri ragazzi, dall'altra parte ci dovrebbe essere diciamo, dei tutor che penso che ci siano perché alcune volte li abbiamo visti, che imparino bene il settore arbitrale anche perché è importante far rispettare delle regole e poi essere in campo perché non posso vedere degli arbitri che non riescono a fare i 10 metri perché obesità o per altro e quindi non vedono la palla entrare mezzo metro perché stanno a metà campo, quando l'azione si svolge da tutt'altra parte. Quindi veramente un settore veramente di livello molto 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 basso. E ci auguriamo che dopo queste, chiamiamole piccole denunce, la federazione magari nei prossimi anni possa porre rimedio a questa grave falla che, devo dire, accomuna un po' tutti gli addetti ai lavori delle squadre giovanili, non solo nel sud della regione, ma
ci sono parecchie lamentele anche a nord della regione. Faccio un'ultima domanda a testa. Maurizio, ti chiedo, dopo 2 anni di giovanili, al timone delle giovanili, ecco, se nel futuro pensi a proseguire questa tua, tra virgolette, carriera da allenatore anche nelle squadre senior. Non parlo subito della prima squadra, però chi lo sa, magari in proiezione futura, ecco, ti piace questo ruolo? Pensi che di rimanere nell'ambito giovanile, oppure un domani c'è la voglia di provare ad allenare una squadra senior? Ma guarda, Carmine, io la mia passione è il calcio, lo sport in genere, perché diciamo sono uno sportivo e quindi il calcio che ho praticato da ragazzino e quindi mi porto avanti. Sicuramente nell'ambito diciamo della gymnastic continuerà questo settore giovanile, anche perché oltre a me ci sono altri ragazzi che mi danno una mano, che è Certo, salutiamo soprattutto Mirko Mirko Fuzio. Fuzio e Vincenzo Capasso, che diciamo, insieme cerchiamo di far crescere questo settore. Cosa importante è che il gruppo è veramente un gruppo, cioè questi ragazzi si sentono veramente facenti parte di una società. E questo io sono contento veramente di questi ragazzi. Su questo aspetto qui sono veramente contento, sono dei ragazzi educati, ci teniamo moltissimo all'educazione e che vadano bene a scuola. Questa è una cosa sulla quale noi, se c'è un ragazzo dei miei, insomma, che non va bene a scuola, sono il primo a dire che si deve fermare. Quindi Certo. deve fermarsi dallo sport, non perché è una, diciamo, uno gli vuole dare Una una punizione. punizione, ma deve uno capire che ci sono determinati step. Quindi Priorità, la esatto. priorità della scuola per noi è importantissima e di comune accordo è capitato anche lo scorso anno che qualche ragazzo non andava bene a scuola e con i genitori abbiamo deciso di fermarlo, ma non è quello, non è una punizione. È una tappa di crescita. Anche se poi se gli togliamo lo sport, però gli facciamo tenere la PlayStation, diciamo la punizione non è. Forse era meglio che continuava a fare lo Indubbiamente, sport. indubbiamente. Però ecco, sì, continuerò su questo, diciamo, nel settore del Giovanni. giovanile e guardiamo avanti. Ho fatto il corso da allenatore, quindi chissà. Nel Chissà, futuro un che cosa domani. possa. Porte aperte ad eventuali altre esperienze. Assolutamente. Oscar, invece per te questo è il primo anno Sì. alla guida di una squadra, nuovo in questo sport a livello di campionato Di federazione. federale, dopo che comunque avevi già fatto vari campionati, però nel calcio a 11. Ecco, ti senti adatto a questo ruolo? Pensi che nel futuro ci possa essere un futuro per te alla guida di una squadra? O è stata una bella esperienza, però credi che il tuo ruolo possa essere un altro? Come ti vedi? Ma come dici tu, io vengo da parecchi 13-14 anni di calcio a 11 e devo dire che è un mondo totalmente differente, sia di regole, di gioco, e poi vedermi appunto in questi panni di, tra virgolette, mister, perché io sono un ragazzo che è stato lì chiamato per passione, diciamo. La cosa più bella è che mi sono affezionato tantissimo a questi ragazzi, più che un mister mi sento, diciamo, loro un miglior amico. Quindi diciamo che per me è una bellissima esperienza quella che sto facendo e ringrazio te per avermi chiamato a farlo. Che dire, per adesso non mi sento ancora un allenatore. Diciamo, si vede anche dalle prime partite il timore di dare indicazioni, sostituzioni. È una bella responsabilità sedersi in panchina insieme a loro. In previsione futura, non lo so, se continuerà questo progetto io sarò molto contento di continuare con questi ragazzi. Soprattutto appunto per il rapporto che si è creato, come diceva prima il mister della gymnastic, siamo diventati una sorta di famiglia. Ci aiutiamo a vicenda nei momenti difficili, non sono mancate discussioni, però è normale, diciamo, nessuno spogliatoio è perfetto. Quindi mi riallaccio anche al discorso del mister della scuola. Il nostro vantaggio è che i ragazzi sono un po' più grandi dei suoi, quindi sono anche un po' coscienti che quando hanno da studiare non vengono agli allenamenti per farlo, quindi siamo contenti anche di questo, anche se qualche ragazzo se migliora a scuola non è, diciamo, una brutta cosa, però
Diciamo che ci sono anche i genitori per questo aspetto, quindi diciamo noi non siamo lì a insegnare ai genitori come a educare i propri figli, quindi noi possiamo solamente dare consigli. Poi hanno 15, 16, 16 anni, quindi diciamo sono grandi abbastanza per capirlo da soli. Ringraziamo al termine di questa bellissima ed ampia doppia intervista Maurizio Bianchi della Gymnastic. Grazie Maurizio. Grazie Carmine, grazie dell'invito e grazie a tutti, insomma, per averci dato la possibilità di poter parlare del settore giovanile, che è importantissimo anche sia a livello nazionale che a livello locale. E grazie, insomma, per la disponibilità. Senz'altro, lieti di aver dato questo spazio, ci mancherebbe altro. Oscar, grazie anche a te. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito e soprattutto, come ha detto il mister, è importante dare, diciamo, visibilità anche ai settori giovanili che, diciamo, vengono un po' messi da parte. In chiusura vorrei ringraziare anche la Virtus Fondi Calcio a 5 e la Vis Fondi, Virtus Fondi Calcio a 5, che è presente a livello di panorama giovanile con un'ottima Under 21 nazionale nel girone N, che ha disputato un grande girone di ritorno alla guida di mister Raimondo Santilli, e la Vis Fondi che disputa il campionato allievi con il mister Marcello Di Maio e Luca Carnevale, che purtroppo per motivi lavorativi non possono essere qui, così come gli addetti ai lavori della società Virtus Fondi.